Buongiorno a tutti da Ermanno Frassoni, Motorphone TV. Oggi siamo collegati con Enrico Bertaggia da Las Vegas, Nevada, ex pilota Andrea Moda Formula agli inizi del 1992 ed ex Coloni Formula 1 nel 1989. Oggi titolare dell'azienda Dream Racing in America. Benvenuto Enrico innanzitutto e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie, grazie Ermanno e ciao a tutti. Andiamo subito al 1992. Il nuovo team Andrea Moda Formula ha rilevato il materiale della scuderia Coloni in Formula 1 e in vista del mondiale tu vieni annunciato quale pilota titolare a fianco di Alex Caffi. In quel preciso frangente eri entusiasta di iniziare una nuova avventura in Formula 1? Beh sì, come diceva anche Alex, era veramente una novità e nel mondo della Formula 1, ma comunque già a quei tempi c'erano tanti team che erano dei team fatti da artigiani che avevano un expertise in racing molto elevati, per cui tutti i team così come Coloni, così come Eddie Jordan, tanti avevano intrapreso la strada della Formula 1 perché era accessibile con pochi tecnici, bastava avere una buona scocca, un motore che tante volte era già confezionato e preparato da Cosworth, che dava comunque delle performance abbastanza simili tra macchine, per cui non era impossibile. Quello di Andrea Moda è stata veramente una sorpresa, ma è stata una sorpresa in tutti i sensi. Come ti sei ritrovato a firmare un accordo con il team di Andrea Sassetti? Beh, mi sono trovato con Andrea. L'accordo era stato fatto al tempo, io avevo comunque vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 3, avevo vinto il Gran Premio di Macao nello stesso anno, per cui ero uno dei piloti, insomma, che andava un po' per la maggiore a livello internazionale, proprio per questi risultati. E Andrea si era subito messo in contatto con me, dicendomi che avrebbe avuto piacere e che comunque la combinata con Alex potesse essere, ecco, produttiva. Che personaggio era più in dettaglio Andrea Sassetti? Ma devo dirti che al tempo io avevo probabilmente 23, 24 anni, 25, facevo fatica a capire un personaggio del genere. Era sicuramente brillante, ho visitato anche la sua fabbrica e mi sono reso conto che era comunque un manager che aveva idee chiare su quello che doveva fare nel suo mestiere. Il problema è che lui non conosceva il mondo della Formula 1 dall'interno, lo conosceva probabilmente dall'esterno, per cui dava per scontate certe dinamiche che magari in un'azienda potevano funzionare, ma che in Formula 1 devono andare anche a braccetto con le tempistiche delle cose, per cui è lo sviluppo della macchina, la logistica, i tecnici, gli ingegneri di pista e tutto quello che insomma bisognava mettere insieme a mo' di orchestra. Ricordiamo, scusami, che Sassetti aveva iniziato sponsorizzando la scuderia Coloni in Formula 1 prima di acquistare il team, diciamo. Certo, credo che si siano conosciuti così. Io avevo già avuto delle esperienze con Enzo, con Coloni. Mi risulta che anche Enzo abbia spinto e caldeggiato la mia partecipazione con la squadra, perché comunque ero un pilota che per la Formula 1, ma anche per tutti gli sviluppi che ho fatto con il team Coloni nella Formula 3, era un pilota insomma di casa per loro. Certo. Cosa ricordi degli altri esponenti del team Andrea Moda Formula? C'è qualche meccanico, qualche altra figura del team con cui magari hai legato di più? No, erano veramente pochi, il tutto è durato poco, ed erano tutti meccanici un po' che venivano da un po' da Coloni, un po' da Osella, un po' da altri team, ma non c'era una struttura al tempo che potesse dare una parvenza di orchestra. Erano solo degli individui che cercavano di fare del meglio, coordinati un po' da Andrea, e noi eravamo i piloti. Ricordi all'incirca di quanto personale disponeva l'Andrea Moda nei primi due Gran Premi del 1992? Ma saranno state 12-15 persone in tutto, non di più. Sì, in un pulmino, io mi ricordo, ecco,
il mio metro è il pulmino. C'era un pulmino, dentro sto pulmino ci stavano tutti dentro i meccanici, per cui erano tutti lì. Ho capito. Che aria si respirava in Andrea Moda Formula agli inizi del 1992? Secondo te, alla vigilia del Mondiale, fino a dove sperava di arrivare Andrea Sassetti? Io francamente non lo so. Lui aveva delle aspettative molto alte, e infatti mi ricordo esattamente che mi disse prima della partenza per il Messico, che era il secondo Gran Premio, disse che avremmo fatto il podio probabilmente, ma mi ricordo anche che gli dissi che c'era la Ferrari, la McLaren, la Williams e tutti gli altri, che non sarebbe stato così facile, ecco. E dopo le macchine ovviamente non sono proprio arrivate. Però ecco, in Sudafrica già si respirava veramente una tensione un po' tra Bernie, Ecclestone e la squadra, proprio per queste prequalifiche. Avesse Andrea, e lì gli devo dare credito sotto un certo aspetto, perché sarebbe stato più semplice per lui eliminare una macchina, e di fatto specie per una serie di motivi e per il fatto che Alex comunque aveva più esperienza di me, avrebbe dovuto cancellare la mia di macchina, lasciare a casa una macchina, evitare tutte le prequalifiche e poi andare dentro nelle qualifiche avendo una chance in più. Lui non lo vuole fare, io me lo ricordo il momento in cui in Sudafrica gli è stato chiesto di fare questo, e però non l'ha fatto, cioè lui aveva la sua idea, io ho due macchine, voglio fare due macchine, e è andato avanti per la sua strada. Si può dire che era un po' un ottimista, Sassetti? Sì, ma era un ottimista, ma anche un entusiasta delle corse. Quando uno arriva nel mondo delle corse, soprattutto al livello massimo, ma senza aver avuto una preparazione di alcun tipo. Lui non ha mai avuto un team di Formula 3, di Formula Ford, di qualunque tipo. Per cui è entrato non sapendo esattamente di che cosa... E lui il Gran Premio probabilmente l'aveva visto in televisione, o aveva seguito qualche volta con Coloni come sponsor, e si era fatto un'idea che fosse forse, non dico semplice, però fattibile. E lui ci ha creduto fino in fondo, è una cosa che gli dà merito. Certo. Ricordi se nei primi due Gran Premi vissuti da pilota Andrea Moda nel 1992, se c'era una figura di team manager, a parte quella di Sassetti ovviamente? No, non c'era nessuno. Eravamo un po' allo sbando, soprattutto in Sudafrica, primo Gran Premio, in un paese poi così difficile da viverci, perché comunque siamo arrivati un po' tutti all'ultimo momento, non si sapeva in che albergo, cioè non c'era una base logistica che dicesse ok, si sta tutti in quell'albergo, alle 9 si va, queste sono le divise, questi sono i meccanici, queste sono le cose. Si è arrivati tutti un po' alla rinfusa all'ultimo momento e così è andata. Cosa puoi raccontarmi del quartier generale dell'Andrea Moda nelle Marche? Ricordi magari in che località sorgeva e se c'era una chiara distinzione tra l'azienda di calzature e il team di Formula 1? Io sono stato nell'azienda di calzature, che devo dire era molto ben organizzata e bella, una bella struttura, e era poi... confermata dal fatto che quel tipo di business, quel tipo di mercato lì per lui fosse comunque di successo. Il team io non l'ho mai visto, perché me ne sono andato prima che fosse poi trasferito dal posto in cui era, che penso fosse una scuola o una cosa così, in un altro posto. Però non aveva una sede in quel momento, quando c'ero io, da dire è lì, vado a fare il sedile, faccio io il sedile, non l'ho mai fatto. Invece ricordi dove era la sede dell'azienda di calzature, diciamo, di Sassetti? Sì, mi sembra fosse nella provincia di Macerata, da quelle parti lì, nelle Marche. Comunque è una zona molto industriale, che è sempre stata da sempre un po' dove chi fa le scarpe le fa probabilmente lì. E lui era lì.
Chiaro. Hai guidato la Colonici 3 Formula 1 nel 1989 e avresti dovuto guidare la Colonici 4B dell'Andrea Moda nel 1992. Da quello che hai potuto vedere, la C4 dell'Andrea Moda poteva ritenersi un'evoluzione della precedente C3 della Coloni? Qual è il tuo parere? Beh, innanzitutto avevo un motore diverso. Il powertrain era di Judd, che era un 10 cilindri che aveva una bella potenza, che era competitivo anche con gli altri motoristi. Il telaio, io credo che da quello che mi ricordo, quello che ho visto, sia stato poi lo stesso. Non ci sono state delle evoluzioni così importanti da dire era un'altra macchina, era più o meno la stessa. E poi dopo dall'89 credo che abbiano fatto delle evoluzioni rispetto a quella che ho guidato io nel 1989, perché nel 90 hanno corso con Pedro Chavez e con altri piloti, per cui credo che l'evoluzione della macchina sia stata fatta durante quegli anni, ma a livello estetico non c'era poco da vedere. Diciamo qualche finitura magari sulla vettura. Sì, sicuramente il fatto di adattare comunque un 10 cilindri su una macchina che ospitava un 8 richiede un cambiamento di tante cose, ma era forse più un retrotreno quello che era stato cambiato rispetto a quello che avevo guidato io, che non la scocca. E nel prestagione del 1992 ti è mai stata data la possibilità di percorrere qualche chilometro sulla C4B dell'Andrea Moda, per esempio in un test come quello di Alex Caffi a Misano? Alex aveva fatto qualche prova, io non avevo fatto qualche giro al Mugello in una giornata d'inverno con questo motore Judd. Mi ricordo che il motore andava veramente bene, forte e mi piaceva. No, non c'è stata possibilità per me di fare dei test, anche perché io sono arrivato un po' dopo di Alex. Alex è arrivato prima di me nella squadra, per cui dopo io sono arrivato e avrei dovuto provare, ma non è successo. Però al Mugello hai avuto modo di provare la Coloni dell'Andrea Moda oppure no? Sì. Ho fatto, non mi ricordo più quanti giri, ma ho fatto una sessione, era di buon auspicio, perché comunque aveva funzionato tutto e si pensava appunto di fare degli altri test prima di andare in Sudafrica per essere un po' più preparati. Quindi possiamo in un certo senso sfatare il mito o comunque l'idea del fatto che tu non abbia mai guidato l'Andrea Moda come alcuni. No, l'ho guidata. Ho capito. L'ho guidata. Arriviamo adesso al Gran Premio del Sudafrica del 1992. A distanza di 30 anni, puoi spiegarmi perché a girare in pista sulla Coloni C4B dell'Andrea Moda fu soltanto Alex Caffi? La seconda vettura non era pronta? La seconda vettura, che era la mia, non era pronta. Mancava l'assemblaggio del cambio, di tutta la parte del powertrain, e arrivati così all'ultimo momento, ovviamente anche la squadra si è dovuta automaticamente concentrare sulla macchina di Alex, che era il primo pilota, ma non perché ci fosse stato un accordo che già diceva che Alex era primo pilota e io secondo pilota, perché proprio lui aveva più esperienza di me, aveva già ottenuto dei risultati tangibili in Formula 1, ne sapeva anche di più, devo dire. Alex è stato sempre uno molto bravo e io avrei dovuto anche imparare da lui, perché aveva già un'esperienza importante in Formula 1 con Arrows, con Scuderia Italia, ha fatto tanto Alex. Io in confronto non ho fatto niente, però ci siamo sempre ritrovati e rispettati come piloti, perché uno, abbiamo corso insieme in Formula 3 con Venturini. Devo dirti che mi ha dato paga più di qualche volta, nella maggior parte delle volte. Ogni tanto gliel'ho data anch'io, ma insomma avevamo rispetto reciproco, perché comunque venivamo dalla stessa scuola, dalla stessa un po' cultura automobilistica, che era proprio la Formula 3 dei tempi d'oro, dove veramente bisognava lottare per una posizione. Parliamo un po' dell'approdo in Sudafrica del team Andrea Moda Formula. Caffi mi ha raccontato che a livello organizzativo appunto non era stato predisposto un trasporto per i piloti dall'aeroporto, che l'albergo non era stato neanche prenotato. Mi accennavi qualcosa prima. Cosa puoi dirmi a riguardo? Sì, quello,
quello è stato un disastro a livello logistico. Sì, eravamo due piloti, ma dietro con noi viaggiava sempre qualcuno, no? Una parte della famiglia o qualche sponsor o qualcuno, ma lì veramente non era stato prenotato nulla. Ci siamo ritrovati a Johannesburg in una zona non proprio sicura, come ubicazione. Eravamo in mezzo a degli alberghi veramente. Io e Alex ci siamo, è successa la stessa cosa in Messico, ma l'albergo non era quello che ci preoccupava di più. Ci preoccupava di più di avere le macchine, di avere i meccanici, di avere tutto quello che ci serviva per correre. Gli alberghi erano veramente una cosa non irrilevante in confronto a tutto il resto, per cui l'abbiamo presa a ridere e ce ne siamo stati. Chiaro. Qual è la prima cosa che hai pensato in Sudafrica a Kyalami quando sei stato costretto, per così dire, a guardare la gara dai box? Beh, è una frustrazione che un pilota fa fatica ad accettare, perché quando parti da casa per andare a un Gran Premio, sai che sarà difficile, sai che sarà complicato, arrivi e ti rendi conto che non ce la possono fare, è frustrante, ma è frustrante per tutti quelli che fanno questo mestiere a livello, specialmente a livello professionistico, quando arrivi a un certo punto dove ti rendi conto che veramente tu no, non puoi farci niente. E questa è la sensazione che ho avuto in Sudafrica, quella dell'impotenza, di non poter fare nulla per poter salire in questa macchina, ma perché non c'erano i ricambi, perché non c'erano i meccanici, perché poi è durata poco, perché comunque sono arrivate tutti a chiudere le serrande e a dire no, voi non potete correre. E questo telaio è tutta una storia, insomma, che è avvenuta. Poi, secondo me, a reazione del fatto che Andrea non avesse voluto ritirare la mia macchina, non l'ha voluta ritirare, di conseguenza, probabilmente ha incattivito qualcuno che poi ha fatto partire tutta questa storia, che poi è diventata un po' leggenda. Il fatto di voler insistere a schierare due vetture, diciamo. Beh, sì, secondo quello che si parlava nel paddock, quello era il problema principale, è quello che so io. Ci fossero delle altre ragioni, io francamente non le conosco, ma già aver avuto una macchina e aver potuto concentrare quelle poche risorse su una macchina comunque guidata da Alex, io l'avrei capito come pilota. Se questo avesse portato comunque a un'evoluzione della macchina e della situazione della squadra per poter continuare con i mezzi minimi indispensabili per poter dire ci sono anch'io, me la gioco. Perché mi risulta che un certo Bernie Ecclestone avesse consigliato appunto a Sassetti di schierare una sola macchina, se non sbaglio. Ma sì, perché poi le prequalifiche erano veramente un disagio per tutti. I team dovevano arrivare prima, avevamo dei pass di carta, non avevamo gli hard card, non avevamo il pass. E infatti, finite le prequalifiche, dovevamo scomparire. Cioè, piloti, squadra, meccanici, tutti fuori, via. E per cui era un disagio che creava anche a livello organizzativo, durante un Gran Premio, tanto, tanto malessere tra i team, perché tutti dovevano svegliarsi prima. La pista si cominciava dalle 8 alle 9 a fare queste prequalifiche, se non ricordo male. Per cui una levataccia per tutti, anche un rischio, perché dovevi andare dentro e dovevi performare rapidamente. Per cui un minimo errore e rimanevi fuori. Ancora più difficile fu nell'89, dove in prequalifica non c'erano 5 macchine, ma c'erano 13 e tutte super ben preparate, per cui se non avevi veramente la macchina giusta era molto difficile. Quindi livelli di stress molto elevati, sicuramente. Sì, sicuro. E Bernie credo che volesse evitare questa extra sessione che causava veramente dei costi anche di spesa. Che poi non andavano a dare nessun beneficio a nessuno. Ecco, c'era solo quelli che erano esclusi, sarei stato escluso io, sarebbe stato escluso probabilmente Alex. Invece, nell'altra maniera,
Alex o io o chi per esso avrebbe potuto partecipare prima alle prove libere e due alle qualifiche, che avrebbe potuto dare una chance in più da dire ci sono, sono lì e lo posso fare. Certo. Andiamo ora in Messico per il secondo Gran Premio del Mondiale 1992. Per prima cosa, come è venuta a te, Caffi, l'idea di prendere il sole sulle tribune? Ma non è stata un'idea. È stata una conseguenza del fatto che, e questo lo sanno, ovviamente lo sappiamo io, lo sa Alex, nella pit lane del Messico, che finiva, che iniziava con i team principali, per cui Ferrari, Williams, McLaren, e finiva con i team più piccoli. C'era l'Andrea Moda, per ultima, poi c'era l'Osella, se non mi ricordo male, la GS, tutte queste squadre qui, erano tutte situate in un extra box che era stato costruito proprio per il fatto che c'erano più macchine di quello che avevano previsto, vicino alla Peraltada. E la Peraltada era la curva dove si vedeva veramente chi teneva giù il piede, era una curva da fare, mi sembra, di quinta. E io e Alex siamo ovviamente finite le prequalifiche, non l'abbiamo neanche fatte, perché Alex dice che c'era la macchina. Io mi ricordo di aver visto una cassa con una scocca dentro, ma non ho visto altro. Per cui, quando abbiamo visto così, ci siamo domandati, uno, che cosa ci facevamo lì, e va bene. Due, abbiamo detto, adesso cosa facciamo? In albergo non potevamo tornarci, perché l'albergo era meglio non starci. Abbiamo detto, almeno stiamo all'aria aperta. Dove andiamo? Andiamo a vedere le prove alla Peraltada. E lì siamo stati. Ovviamente tra un turno e l'altro, ci siamo buttati giù un po' a prendere il sole, e lì è arrivato, mi sembra, Angelo Orsi, che ha fatto quella foto. Quella foto che è rimasta nella storia, diciamo. Beh, sì, non è una bella come storia. Io preferirei che essere stato fotografato in macchina, ma era così. E noi non ce ne siamo neanche accorti. Io l'ho vista su Autosprint, penso, dopo. Ma non era, cioè, noi adesso ci scherziamo e ci facciamo quattro risate sopra, ma al tempo, essendo piloti, poi io e Alex, che tutti e due avevamo delle ambizioni ben precise a riguardo, è stato un po' ridicolo, ecco. Ovvio. Ricordi per quale motivo in Messico la nuova Andrea Moda S921 arrivò in ritardo e fu quindi impossibile farla scendere in pista? Beh, anzitutto credo che la tempistica tra Sudafrica e Messico non avrebbe consentito comunque per nessuno, ma tantomeno per Andrea Moda, di poter avere una macchina pronta per andare in pista. La macchina, il progettista di quella macchina è lo stesso progettista che poi ha fatto la Simtek, che comunque era una bella macchina, non era una macchina sbagliata, era una macchina che poteva dir la sua, ma non c'era il tempo fisico di farlo, per cui per quel motivo è arrivata una scocca, ma non è arrivato neanche nessun meccanico, a dire il vero. Per cui in Messico non c'era la squadra, c'eravamo io, Alex e Nakassa, e basta. Quello è quello che io mi ricordo, ma dei team member della squadra non c'era nessuno, il box era vuoto. Perché io ho visto delle foto, in realtà, dell'Andrea Moda, la nuova Andrea Moda in Messico, scattate forse successivamente, quando il weekend era già in corso, magari. Io il giovedì, quando siamo andati, non c'erano, e se ci fossero state, credo che l'avrei vista. Io non... La prima volta che ho visto quella macchina lì, nuova, l'ho vista ai test a Imola, dove avrei tecnicamente dovuto provare anch'io. Invece ha provato solo Roberto Moreno, che era stato quello disegnato, il pilota disegnato a sostituire Alex. Ma quando hai deciso che poteva bastare così? Inoltre, come l'ha presa Sassetti? Boh, con Sassetti non ci siamo neanche più parlati. Dopo il Messico mi sono reso conto che non era quello che volevo fare. E non era per me... era importante la Formula 1, ma era importante essere in un contesto che potesse darmi l'opportunità di esprimermi.
ma in quel contesto lì non c'erano i presupposti per farlo. Di conseguenza con Alex, anche ci eravamo parlati, abbiamo fatto, credo, io ho fatto comunicato stampa all'ANSA dicendo che non avrei più corso con Andrea Moda, e, però insomma non è che non c'è stato cattivo, sangue amaro, discussioni, non c'è stato nulla. Al momento veramente noi eravamo persi, io e Alex non volevamo più essere in una situazione così. Io ho preso forse la rincorsa per non farlo, ma perché proprio avevo bisogno di correre, di dimostrare quello che si può fare. Però mi stavi dicendo che avresti dovuto fare dei test a Imola con la nuova vettura, se ho capito bene. Ma sì, perché poi con Sassetti non ci siamo mai, non abbiamo mai litigato, non c'erano proprio i presupposti per litigare. Ci eravamo solo sentiti dicendo, guarda, c'è la macchina nuova, passa per Imola, e dopo evidentemente il desiderio di mantenere dei buoni rapporti, che non si sono mai deteriorati, perché con Andrea non ci siamo più sentiti, ma io lo ricordo sempre con affetto, ma non c'era la struttura per far girare due macchine. Infatti l'ha dimostrato il fatto che poi durante la stagione giustamente si sono concentrati in una macchina e hanno ottenuto con quello che avevano dei risultati straordinari, perché la qualifica di Moreno a Monaco è stato un miracolo, ma un miracolo fatto da gente che ci ha messo veramente tanta passione e ha rischiato, ma per una macchina, per due, non avevano proprio la struttura. Quindi quel test a Imola poi non l'hai fatto? No, mi ricordo che ebbero un problema tecnico, mi sembra che persero il cofano motore alla prima della Tosa, in un punto molto veloce della pista, e mi ricordo insomma che avevano delle altre problematiche da risolvere piuttosto che mettere me in macchina, e per cui insomma ho fatto un viaggio a vuoto, ma tanto al tempo abitavo lì vicino, insomma non è che è ovvio che mi sarebbe piaciuto provare, ma insomma anche quando ho visto quel tipo di problematica lì mi sono reso conto anche che c'erano delle cose da tenere in considerazione, che facessero le cose bene, che dedicassero il tempo che dovevano dedicare a chi stava guidando in quel momento la macchina. Ho capito. Hai qualche aneddoto curioso relativo a quei due weekend vissuti da pilota Andrea Moda? No, lo ricordo, sono quasi adesso dei ricordi di gioventù, no? Però è stato un percorso che mi ha insegnato anche tanto. Perché al di là del fatto della delusione di non poter guidare, di non poter esprimermi, mi sono veramente reso conto di che cosa ci voleva per poter essere competitivi. Vedevo i colleghi che avevano corso con me, vedevo quelli che, insomma, mi ricordo che al tempo, insomma, uno come Damon Hill, che con tutto il rispetto era un buon pilota, ma non aveva niente, credo, molto più di me, è andato a vincere un mondiale di Formula 1. Con questo non mi sogno nemmeno di dire, ma se l'ha vinto lui l'avrei vinto anch'io. È stato più bravo in generale a mettersi nelle condizioni di essere al posto giusto, con la gente giusta e al momento giusto. Tutta una combinazione di cose che non girano da sole. Tutti quelli che dicono che si devono incastrare le stelle per poter essere vincenti in una macchina da corsa, tante volte sbagliano, perché poi anche il pilota, con le sue scelte, con le sue responsabilità che si prende, è responsabile di quello che fa. Per cui io probabilmente non sono stato abbastanza bravo a mettere tutto questo insieme. Ma ti piacerebbe fare finalmente qualche giro sull'Andrea Moda in un evento revival, per esempio a Goodwood piuttosto che al Minardi Day? Beh, a Goodwood no, sinceramente, perché conosco bene la pista, e con una Formula 1 lì, insomma, c'è anche da litigare con la pista. Imola sicuramente, certo, Imola, pista meravigliosa che ancora,
che ancora ospita un gran premio in Formula 1 ad alto livello, sempre bello, sempre bello. Ma se ci fosse l'occasione, ma volentieri, non so se sarei così bravo, perché Alex ho visto che si dà da fare ancora, e si dà da fare per bene. Io non ti dico che sono ruggine, ma insomma, una sgrossata prima me la farei, prima di andare eventualmente a fare qualche giro a Imola. Ma è vero poi che Sassetti aveva un po', in un certo senso, una predilezione per te, perché a stagione in corso, dopo aver messo in macchina Perry McCarthy, tentò in ogni modo di farti salire sulla S921, sebbene il regolamento non permettesse questa cosa. Sì, Andrea era, ci teneva, e me l'ha sempre dimostrato, e l'ha dimostrato dalla prima gara a Kyalami, dove lui avrebbe potuto benissimo dire: bene Enrico, vai a casa, grazie, arrivederci. E invece credo anche per una sorta di proprio, cioè lui avrà avuto anche tutti i difetti che gli sono stati attribuiti, ma il difetto di rimanere nella sua posizione e di mantenere quello che aveva promesso, lui l'ha sempre fatto. Per cui le critiche poi sono arrivate, e le osservazioni sono arrivate anche da gente che poi non aveva niente a che fare con la squadra, e chi ha corso dopo, al mio rispetto, ma per esempio io, Perry McCartney, il libro che ha fatto, io l'ho letto, ma racconta un po' delle stupidaggini nel suo libro, per cui non era. Andrea ci teneva, sono stato io che ho preso una posizione, lui avrebbe comunque mantenuto quelle che erano state le promesse. Di questo ne sono sicuro. È vera la storia del milione di dollari che ti saresti assicurato per riconquistare il sedile dell'Andrea Moda stagione in corso? Se il regolamento l'avesse consentito, avresti accettato di tornare in una squadra che avevi lasciato? Ma scusa, ma il milione di dollari chi è che lo prendeva? Lo dovevo pagare? Cioè, avresti assicurato, così si sente dire in giro, un budget per la squadra di quelle cifre? Assolutamente, assolutamente no, e questa è un'imprecisione che viene, che è stata secondo me inventata, ma proprio da zero, perché uno l'avessi avuto con quella quantità di soldi lì, probabilmente sarei riuscito a salire in qualche altra macchina. E per cui non c'è. L'accordo mio con Andrea non era quello di portargli i soldi, ma neanche di prenderli. Per cui era una situazione dove io ero stato scelto come pilota e non avevo un budget da portare, ma non avevo neanche dei soldi da prendere. Avrei potuto eventualmente, se ci fosse stato uno sponsor interessato, avrei potuto contribuire con un agreement tra la squadra e me di dividere quello che veniva su, ma ci sta. Mentre Alex invece era una situazione dove io credo che Alex fosse pagato per correre con Andrea. Quindi magari tramite uno sponsor, diciamo, c'era la possibilità, se avessi trovato uno sponsor. Ma se avessi trovato, ma non è neanche, non siamo neanche arrivati a quel punto. Ma l'accordo era veramente dove io correvo e mi prendevo cura di me stesso e lui si prendeva cura di tutto il resto, ma io non c'era una sponsorizzazione o i soldi. Infatti quello che nel libro mi ha dato un po' più fastidio è che sembra che Perry sia entrato dentro una squadra nonostante i miei soldi. Uno, i soldi non li avevo, lui è entrato perché io ho rinunciato. Tre, insomma, ha fatto lasciamolo stare Perry, che non c'entra nulla. Conclusa l'esperienza con l'Andrea Moda Formula, avevi altre chance per rimanere in Formula 1? No, avrei avuto qualche chance, sicuramente avevo avuto qualche contatto con la Simtech per correre l'anno successivo, ma non è andato in porto, perché poi io ho preso delle altre strade, delle altre vie e delle altre opportunità che mi consentivano di gareggiare per bene come un professionista, per cui insomma ho preferito finire questa storia, perché poi alla fine ci sono arrivato bene, facendo delle belle stagioni, facendo dei bei risultati in Formula 3 e con tutte le carte in regola per essere uno di quelli buoni in una macchina buona.
alla fine se provi una volta non va, se ne provi due non va, se provi la terza non va ancora, e mi sono sentito di dovere un po' cambiare un po' la mira, perché se non va non va. E probabilmente ho avuto un paio di opportunità, sì, questo è vero. Diciamo che sotto un certo aspetto tante volte credo di aver sbagliato io a prendere una strada piuttosto che l'altra. In Formula 1 c'erano al tempo c'erano due vie per entrare, per essere supportate, ed erano due tabaccai diversi. Io ne ho scelto uno e l'altro mi faceva la corte, avrei dovuto probabilmente andare con quell'altro e invece sono rimasto dove ero. E questo è come se fossero due strade, una che va a destra e una che va a sinistra. Quale prendo, destra o sinistra? Prendi la destra e invece devi prendere la sinistra. Ma e mi è successo in due particolari occasioni dove veramente c'era in gioco qualche cosa di importante. Insomma, questo te lo posso dire, nel momento in cui la Tyrrell è passata da una sponsorizzazione all'altra, io ero in lizza per quel posto lì, per quella cosa lì. C'è andato un ragazzo francese che si chiama Jean Alesi, che poi è il primo campione, ha fatto quarto, quinto. Certo, insomma, se l'è meritato tutto, niente da dire. Magari io avrei fatto 17esimo, o magari avrei fatto bene anch'io, chi lo sa. Però con il 6 ma l'automobilismo non rimane scritto il nome di un campione del mondo per caso, rimane scritto perché se l'hai guadagnato in ogni caso. Sicuramente era una buona Tyrrell quella lì di Alesi che aveva in dotazione. Sì, era buona, la guidava il buon Michele prima, e dopodiché appunto sono cambiate delle dinamiche nella sponsorizzazione della squadra e io ero proprio lì da dire sto dove sono, mi sono state promesse delle cose che dopo non sono state mantenute, sono rimasto lì dove ero e senza nessuna altra chance. Facciamo un passo indietro. Nel 1989, come detto, sei pilota della scuderia Colone in Formula 1. Come sei entrato a far parte del team di Enzo Colone? Ma con Enzo ci siamo conosciuti nell'84, credo, quando io ho cominciato con la Formula 3 e ho avuto sempre un grande rispetto per Enzo, ma anche per Paolo. Paolo era ancora un ragazzino, era piccolo, ma Enzo è sempre stato veramente uno che ha messo tutto quello che aveva, credo, per poter essere di successo in quel mondo, e l'ha fatto bene, per bene, e ha sempre il mio massimo rispetto. E se ci sono salito in quella macchina a Spa, pur con tutte le difficoltà che c'erano al tempo, è stato proprio grazie a lui, perché credeva su di me. Io ho fatto tante giornate, mi ricordo a Magione con il team Coloni, a sviluppare una Formula 3 che era stata fatta da Coloni, e che insomma mi sono sempre stato trattato bene da quella famiglia e io li rispetto tanto, anche se le cose poi per loro non sono andate per il verso giusto, ma ci hanno sempre, Enzo ci ha sempre provato, il lupo è il lupo. Certo. Che vettura era la Coloni C3 del 1989? Che ricordi hai? Bella, una bella macchina, una scocca fatta bene, probabilmente una sospensione anteriore forse da mettere a punto un po' con dei test, e con quello che quella era una macchina veramente dove con poco avrebbe potuto essere veramente competitiva e stare al passo con gli altri, ma l'ha dimostrato in 100 occasioni dove chi ci è salito sopra qualche volta. Roberto ha avuto l'opportunità di veramente metterla in griglia e non ha fatto brutta figura proprio per niente. Avrebbe avuto bisogno un po' di più soldi, un po' di più appoggio finanziario, sarebbe stato sufficiente per andare a provare un po' di più, perché poi alla fine io mi ricordo ho fatto con la Colonia in tutte le prequalifiche e un mezzo test a Misano, ho fatto 300 km in tutto, insomma a distanza di un gran premio, ma in sei prequalifiche, per cui non c'era neanche da pensare
a dire vado dentro e avrò avuto un paio di giri che avrei potuto fare meglio sicuramente, ma non c'era la continuità della cosa. Avrei dovuto, come fanno tutti gli altri, andare a provare. C'era questo scoglio delle prequalifiche del quale parlavamo prima. Certo, 13 macchine con dei motori ufficiali, con dei budget completamente limitati a quello che dovevamo fare noi. Eravamo veramente dei piccoli che cercavano di batterci, di litigare con i grossi. Le prendevamo e le volte che si riusciva a dare qualche colpo erano veramente dei colpi che creavano anche sensazione, perché ovviamente un piccolo che batte uno grosso, ma tanto grosso, ha sempre comunque un wow, che dice che bravi che sono stati. È stata la bravura di Coloni di riuscire a mettere veramente insieme tutte queste cose qui. La scelta di non proseguire con la Coloni nel 1990 è stata tua? Io nel 90, diciamo che non lo ricordo molto bene. Mi ricordo che firmai un contratto fine 89 per correre 2 anni con la Footwork in Giappone, nella Formula Nippon. Ed era un contratto, i contratti allora per correre in Giappone erano dei contratti che erano veramente seri e eravamo veramente considerati sia finanziariamente sia proprio come piloti dei veri professionisti. A volte credo che si guadagnasse di più in Giappone che non a correre in Formula 1, ma erano dei bei campionati, era una bella squadra. Io avevo 4 macchine, 2 Lola, 2 Reynard, ero da solo in squadra. Cioè, trattati veramente per bene, con delle gomme ufficiali, con tutto quello che serviva, e ho preso quella strada lì. Ma non ho preso una strada in disaccordo con Coloni. Coloni cercava anche un pilota che potesse portare un po', contribuire un po' con delle sponsorizzazioni. Credo che l'abbia trovato e di conseguenza e credo che abbiamo fatto una macchina sola, poi alla fine, nel 90. C'era un posto, l'ha preso, non mi ricordo più se fosse Chavez o un altro, e io andai in Giappone per 2 anni. Chiaro. Ricordi quanto personale aveva la Coloni per la Formula 1 nell'89? Diciamo che Coloni era molto più strutturato rispetto ad Andrea, ma perché veniva già da un team che aveva costruito con passione, con sacrificio in Formula 3 e sapeva, Enzo era uno che sapeva cosa stava facendo, cioè era bravo, esperto in Formula 3 come se lo sarebbe stato in Formula 1, aveva i numeri per farlo. Poi quello che come sono andate le cose. A volte ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché io mi ricordo che, non mi ricordo più se Tarquini o chi in Canada aveva la possibilità veramente di entrare a punti, di fare un risultato strepitoso con un piccolo team così, sarebbe probabilmente stata la svolta anche per la squadra. Non è successo, mi dispiace. Perché con tutto quello che hanno fatto si meritavano di più. E io con loro mi sarebbe piaciuto di aver potuto dargli anche più soddisfazione di quello che sono riuscito a dargli. Andiamo ancora un po' indietro, ai tempi in cui correvi nella Formula 3. Nel 1987 diventi campione della Formula 3 Italia su una Dallara 387 Alfa Romeo del team Forticorse di Guido Forti, battendo, se non sbaglio, Andrea Chiesa. Come andò quella stagione trionfale per te? Ma andò bene, devo partire da un po' più distante. Io non ho avuto una cultura kartistica così intensa come tanti altri piloti che hanno fatto tanti anni in kart. Sono partito veramente quasi a livello amatoriale, facendo delle gare quasi a livello locale. Mi sono trovato a un certo punto proiettato in una Formula 3 che io, cioè, a 18 anni al tempo non potevi correre se avevi la patente di guida, e la patente la potevi avere a 18 anni. Avevo fatto dei kart 125 junior, neanche la categoria maggiore, e sono stato buttato in Formula 3 senza,
la prova senza, cioè ho litigato con tutti i muri che c'erano in giro nei circuiti, con le vie di fuga, con le sabbie, e mi ero creato un'immagine un po' di quello che veramente le macchine non le guidavano, le spezzavo, e ne ho fatte fuori diverse. A quel punto lì ho incontrato un personaggio che era Guido Forti, che aveva avuto anche lui una stagione difficile, con dei piloti che non riuscivano a capirsi, con un tecnico d'eccezione. Guido Forti era il proprietario della squadra, ma Paolo Guerci era veramente il più bravo o uno dei più bravi in quel settore. E ho trovato un ambiente dove sono stato accolto come una casa, quello che ha bisogno di un pilota. Poi alla fine uno guida bene se si sente anche bene. E lì ho trovato una squadra veramente che senza andare a provare, senza andare a spendere tanti soldi per prepararsi, siamo riusciti a mettere su un programma. E mi ricordo che con Paolo Guerci si diceva: boh, le prime due gare soffriamo un po' perché non abbiamo provato, ma la terza la vinciamo, e la terza l'ho vinta. E dopo ne ho bloccate 5 di fila, e dopo è stato difficile per Andrea, ma senza sminuire Andrea, che era un ottimo pilota ed era molto preparato, perché lui si era preparato per vincere, aveva un team, anche Pavanello, che insomma dopo ha gestito l'Eurobrun in Formula 1, era un ragazzo bravo, ma c'erano Giovanardi, c'erano Aspetti, c'era Morbidelli, insomma... ce n'erano tanti di piloti bravi, e io sono stato la sorpresa un po', perché non si aspettavano ancora che andasse ad accarezzare i muri. Invece ho fatto di mettere insieme tutte le curve una dopo l'altra, e ci sono riuscito. Diciamo che hai fatto pace con i muri e con la sabbia, perché di cui parlavi prima. Sì, mi ricordo ancora, mi sono ribaltato a Monza nella seconda variante nell'86, dove persi il casco, una catastrofe, insomma facevo fatica a mettere insieme il tutto, ma era proprio che non avevo una base solida da poter sfruttare. Il kart io ho praticamente fatto un anno, e mi sono lanciato contro Larini, Apicella, Modena, tutta gente che aveva già fatto il mondiale di kart e li aveva pure vinti. Insomma, era un po', all'inizio è stato difficile per tenere il passo. Ho dovuto prendermi dei rischi, questi rischi mi hanno portato a sbagliare. Quando ho preso la misura, dopo ho fatto quello che dovevo fare. Nel 1988 sei il re della Formula 3 internazionale grazie alle vittorie di Monte Carlo e Macao. Puoi raccontarmi come maturarono questi due successi così importanti su due circuiti cittadini così particolari? Mi pare di capire, tra l'altro, che ami i cittadini. No, io amo tutte le piste dove si vince. Se tu senti qualunque pilota, i piloti sono sempre, piacciono sempre le piste dove vincono, no? Misano non mi piaceva, dopo ci ho vinto, mi piaceva un sacco. Ok, Mugello la stessa cosa, Monza uguale. Le piste, diciamo, dove che non ti piacciono sono quelle normalmente dove non riesci a esprimerti bene, o per la macchina o per te stesso. Ma i cittadini sono sempre stati un po' diversi come guida, specialmente quelle due gare lì dove non c'è una grande quantità di tempo da provare. Parti tutti uguali, le stesse gomme, la stessa benzina, hai 40 minuti di tempo. Questi 40 minuti di tempo li devi sfruttare nella maniera giusta, e probabilmente quella era una forma dove io mi esprimevo bene, perché non mi prendevo soprattutto rischi, a fronte del fatto che prima me ne ero presi tantissimi. Stavo un po' distante dai muri perché li avevo già accarezzate tante volte. Però diciamo che sono riuscito a mettere insieme, soprattutto a Monaco, una gara veramente che io, quando me la riguardo, ogni tanto mi domando se c'ero io veramente alla macchina, se c'è un altro. Ho capito. Bella. Poi negli anni 90 hai disputato la 24 ore di Daytona in Florida e la 24 ore di Le Mans, due grandi classiche del motorsport. Quali le differenze tra queste due gare endurance, così diverse comunque? Beh, sono due classiche, sono due gare
belle da vivere, sono molto diverse. Daytona, io ti parlo già di anni, ci sono stato quest'anno a vederla, è veramente diversa, ma è una gara sprint, di 20, una gara che inizia dopo 22 ore. Okay, sono tutti lì sul giro, si marcano l'uno con l'altro, dopodiché le ultime due ore chi ne ha di più va e cerca di stare davanti. Le Mans è sempre stato, io credo, a livello proprio mondiale, la gara forse più massacrante, più difficile, dove anche a livello di guida, proprio io guidavo il GT2 e mi rendevo conto che quando arrivavano i prototipi era come prendere una sventolata, come se non ci fossero le finestrine della macchina e ti spostavano, per cui dovevi una gara di strategia, una gara di difficile, veramente molto difficile le Mans. Come è nata la tua passione per il motorsport? Era già un interesse di famiglia oppure sei stato il primo? No, era mio papà quello che ha iniziato tutto questa cosa. Lui avrebbe voluto correre, non ne ha avuto le possibilità perché al tempo magari aveva dell'altro da fare, aveva da lavorare, però è stato quello, ecco, che mi ha portato a guidare, che era la cosa che mi piaceva di più, e la competizione che era proprio lo stimolo per me per potermi confrontare con gli altri, e mi è sempre piaciuto tanto. Al di là della tecnica, poi della messa a punto della macchina e tutte quelle cose lì, che mi piaceva di più guidare, soprattutto quando guidavo delle macchine da solo, cioè quando fai una gara e quella macchina lì è la tua e tu ci vinci e ti prendi tutti i meriti, ti prendi anche la parte negativa, che quando non fai un risultato non è che puoi dire no, ma mio compagno, ma lui, ma quell'altro, cioè è quella lì, è quella la gara. Se sei arrivato davanti bene, se sei sbagliato, insomma, è quello, credo che non sia cambiato. Io credo che la sensazione che ha avuto uno come Sainz nell'ultimo Gran Premio di essere in sabbia al primo giro, secondo giro, cioè, lo capisco quando dice sono imbestialito, non voglio e non mi interessa. Voglio capire, voglio, perché proprio sei responsabile, sei tu dentro lì e non puoi dire niente a nessuno. E come hai scelto i colori del tuo casco invece? Ho sempre pensato che un casco di un pilota debba essere poi il riconoscimento di chi è. Io mi ricordo che quando ero piccolo, i piloti che mi piacevano, quello che mi piaceva di più era Ronnie Peterson, aveva un casco semplice ma bello, fatto bene, con i colori identificavano Ronnie Peterson. Niki Lauda, la stessa cosa. James Hunt non ha cambiato 28 caschi durante la sua carriera, ha mantenuto un'identità che dava al pilota chi era. James Hunt aveva quel casco lì. Adesso se tu guardi i piloti di Formula 1, a parte che i caschi non li vedi neanche con l'ala, ma dei disegni che sono molto belli a livello estetico quando vedi il casco in una fotografia, ma visivamente non riesce a riconoscerne uno all'altro. Per cui il casco giallo e nero, che dopo ovviamente qualcuno ha chiamato la Pemaia, erano proprio i colori che mi piacevano di più e che mi piacciono ancora. Devo dirti che il giallo viene da Senna. Allora, sì. Un richiamo, diciamo. Un richiamo con tutto il rispetto, perché quello aveva veramente... Io l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, aveva veramente una marcia in più. Oggi hai un'azienda in America che si chiama Dream Racing. Come è maturata la decisione di trasferirti a Las Vegas in Nevada e di cosa si occupa più in dettaglio la tua azienda? Beh, noi abbiamo... Io ho sempre bazzicato un po', finita la carriera un po' automobilistica nelle varie scuole di pilotaggio italiane e non, perché mi piaceva quel mondo lì. Sono diventato istruttore, ho lavorato all'AXAI come capo istruttore con Cristiano Del Balzo, che era il direttore della Scuola Federale a Roma, per cui mi sono dedicato a quello, con,
passando attraverso Maserati, Ferrari Inghilterra, e a un certo punto il mio amico e socio, che si chiama Adriano De Micheli, anche lui un pilota di macchina, corso bene nel mondiale turismo con la Honda, ci siamo decisi a fare qualche cosa di diverso in un posto diverso. E questa idea è nata tanto tempo fa, in una vacanza di quelle invernali, che dice: cosa facciamo? Ma io sono in Inghilterra, vieni in Inghilterra, no, piove tanto, dove andiamo? Bah, abbiamo fatto tipo il giro del mappamondo e siamo arrivati a Vegas. Sono venuto a vedere Vegas, mi è piaciuto, è una città unica, straordinaria, e adatta perfettamente al business che abbiamo noi, e abbiamo deciso di partire con una, non è una scuola di pilotaggio, ma un'esperienza di pilotaggio. Noi abbiamo una quantità di macchine, adesso non saprei neanche dirti quante ne abbiamo, ma probabilmente 60, 70, cioè di tutti i tipi, di tutti i marchi, e la gente viene a guidare dei pacchetti da 5, 7, 10, 15 giri con l'istruttore, e si diverte in una pista con diverse macchine. Per cui abbiamo, questa azienda è partita piano, abbiamo fatto i passi un po' alla volta, ma siamo riusciti adesso ad essere i più grandi al mondo di quello che facciamo, perché proprio abbiamo una quantità di clientela, di clienti, adesso i numeri precisi non le so, pre-Covid, after Covid, ma si parla di 30.000 persone, 25.000, abbiamo fatto degli eventi anche corporate per aziende di grande prestigio, per cui l'azienda qui funziona bene. Abbiamo anche un reparto motorsport, perché non ci siamo voluti privare di niente. Corriamo e siamo insieme con Lamborghini nel Super Trofeo Nord America, che abbiamo vinto l'anno scorso con Richard Antinucci. Quest'anno abbiamo Edoardo Liberati, che corre con noi nel campionato, e questa è una novità, insomma, che non abbiamo provato 2 giorni fa a Laguna Seca. Ma insomma, ecco, la passione per il motorsport c'è rimasta. Abbiamo 6 macchine. Abbiamo un team e facciamo che ci divertiamo, e probabilmente nei nostri piani c'è anche un po' di GT3 che magari prima o dopo arriverà, quello che ci piace. Quindi diciamo che in America si sta bene. Sì, si sta bene. Siamo stati accolti come italiani con entusiasmo. Abbiamo un partner nello Speedway, Las Vegas Motor Speedway, importante. Sono gente che veramente ci tiene a noi, e noi ci teniamo a loro. Stiamo facendo, io credo, un ottimo lavoro. La gente che viene qui, e sono venuti, lasciami dire, tutti, quelli importanti che contano anche nell'automobilismo, e non tanto tempo fa, sono venuti, e quando vengono qui non sono 10 macchine parcheggiate in un parcheggio, ma c'è un'azienda dentro che va dal marketing, al sales, ai ricambi, ai meccanici, agli istruttori, alle hostess. È veramente un'orchestra che deve funzionare, e che io e Ado siamo sempre qui a tenere d'occhio, perché comunque l'attenzione al dettaglio che abbiamo sempre avuto dal mondo delle corse l'abbiamo un po' riportato nella nostra azienda, dove noi facciamo che andiamo a vedere veramente tutto quello che dobbiamo avere. Una curiosità, secondo te l'Andrea Moda Formula piace anche in America? In fondo fu sponsor del team Euro Motorsport di Antonio Ferrari nella Formula Indy del 1993, ricordo. Guarda, la Formula 1 in America ha cominciato a essere conosciuta quando è partita la prima serie di Netflix. Prima la Formula 1 non era molto, proprio, direi proprio quasi zero. È la NASCAR che ha sempre un grande seguito di fans qui. In America l'Andrea Moda no, assolutamente. Facessero un documentario dettagliato su come sono andate le cose, probabilmente piacerebbe, perché è una storia incredibile di un imprenditore che ha fatto dei ribaltoni con delle macchine, con dei piloti, con una storia bella da sono contento di poterla raccontare, anche se poi non ho portato dei risultati sportivi che erano nelle mie aspettative, ma va bene uguale, insomma.
Perché in realtà c'è chi sta lavorando a un documentario e quindi mai dire mai, possiamo dire. Ah, l'ho sentito, sono dei rumors che sono arrivati anche qui. Sicuramente è una storia da raccontare, una storia di coraggio, di anche, come posso dire, un po' di avventata, perché veramente non si sapeva dove andare, che cosa fare, ma l'idea non era sbagliata, è stata come in tante idee che ci sono in tanti imprenditori, tante cose, forse non è l'idea che conta, ma è l'esecuzione dell'idea, e lo dimostra il fatto che c'è stata tanta gente che ha avuto l'idea e che l'ha sviluppata in una maniera più efficiente. Lo dimostra Eddie Jordan, l'ha dimostrato Polone, l'hanno dimostrato in tanti che sono riusciti veramente, lo stesso Minardi. Minardi ha litigato tanto per essere lì dov'è, e ha fatto quello che doveva fare, avrebbe dovuto probabilmente raccogliere di più, però la raccolta è sempre un punto di domanda. Per concludere, hai mai pensato di andare a correre in Formula Indy? So che negli anni 90 diversi piloti italiani tentarono quella strada. No, no, non era un'opzione per me, ma non per una preclusione su Indy, ma perché proprio non avevo i contatti. Cioè, non avrei saputo probabilmente da dove partire. Sono venuto tante volte a Daytona e qualche contatto c'è stato, ma non ha ma mai un approfondimento un po' più consistente, solido. Perché non, cioè avevo, poi sono andato in Giappone, sono tornato dal Giappone, Callaway, Le Mans, insomma ho avuto tante cose. Sei tornato in America dopo per Dream Racing. Sì, va benissimo così, va benissimo così. Ogni tanto c'ho la Super Trofeo qui che mi viene voglia di dare del gas e mettere delle gomme nuove, ma dopo aspetterò Alex, magari Alex. C'è qualche idea che magari possiamo fare insieme, siamo sempre stati insieme. Infatti, se lui adesso ti racconto io una mia. Facciamo questo appello allora ad Alex. Allora, ti racconto io un aneddoto che Alex non ha raccontato, lui se lo ricorda. In Sudafrica, dopo il Gran Premio di Kyalami, dove noi evidentemente non abbiamo corso, avevamo conosciuto un italiano, e questo italiano era uno che avevo dei concessionari, non mi ricordo, ma era inserito nel mondo delle corse. Dice: no, voi non andate a casa, state qui, io vi pago tutto, vi do dei soldi, correte nel turismo, nella gara di Kyalami. Allora, dei due, nelle prime prove libere, mi ricordo che era un gruppo N, una cosa così, Alex mi dice: beh, ma sai, ma quella curva lì, la prima curva, come si dice? Falla piena, che tanto non c'è nessun problema. E mi ricordo che passò il primo giro, fece pieno sta curva e poi l'ho visto ribaltarsi ripetutamente con la macchina. Allora viene dentro i box, è un po' scosso, dice: datemene un'altra, datemene un'altra. Dico: guarda che Alex, ce n'era una sola di macchina. E poi, insomma, alla fine, questa macchina disintegrata hanno portato per la gara 2 Fiat 1, dove correvamo insieme, cioè lui sulla sua macchina, io con la mia. E lui, per tutta la gara, ma io che tamponavo lui che tamponava me, finché è riuscito ad aprirmi il baule della macchina, ok, con una musata, e praticamente mi si è aperto il baule che faceva da lettone. E lui mi passò e andò a vincere la categoria. Eravamo, penso, in tre in quella categoria lì, però lui ha fatto primo, io ho fatto secondo con l'alettone aperto. E quella è stato un mese che abbiamo passato insieme con Alex, un po' in vacanza, e un po' a fare questa roba qui che ricordo sempre con immenso piacere. Per cui magari un'altra scazzottata di quel tipo lì potrebbe anche andare Parliamo del 1992, giusto? bene. Sì. Perfetto. Allora Enrico, io ti ringrazio molto per questa bellissima chiacchierata e alla prossima. Grazie, grazie a tutti e ciao, alla prossima. Alla prossima.